Dicevamo quindi, cosa succede quando vado a, come dire, ad analizzare le proprietà radiative di una superficie reale e le confronto con un corpo nero? Allora, una superficie reale, abbiamo già detto che presenta delle proprietà radiative che dipendono da tantissimi fattori, ok? E il parametro che ci permette di confrontare le caratteristiche radiative di una superficie reale con quella di un corpo nero è, ricorderete, l'emittenza, ve la ricordate? Epsilon. Che cos'è questa emittenza? È il rapporto tra l'energia per unità di tempo e di superficie, quindi diciamo che è un flusso termico, no? Ok? Emessa da una superficie reale ad una certa temperatura T e l'energia per unità di tempo e di superficie emessa da un corpo nero alla stessa temperatura. Va bene? Scritta così, questa epsilon è un'emittenza emisferica totale, cioè relativa all'energia termica raggiante emessa in tutte le direzioni e su tutte le lunghezze d'onda. In realtà, però, una superficie reale non emette in modo diffuso, l'abbiamo visto prima, e l'emittenza dipende dall'angolo di emissione, che chiamo θ. In maniera che qualitativamente possiamo vedere su un grafico, per un corpo, per esempio, una superficie di un solido conduttore e di un solido non conduttore. Ovviamente in tutti i casi la epsilon è inferiore a 1, perché epsilon uguale per ogni valore di θ, quindi uniforme rispetto a θ, significa che stiamo parlando di un corpo nero che emette sempre la stessa quantità di energia termica raggiante indipendentemente da θ, quindi emette in modo diffuso, giusto? Se prendiamo un solido non conduttore, innanzitutto chiaramente l'angolo che andiamo ad analizzare è compreso tra 0, 0 significa che siamo in direzione perfettamente perpendicolare alla superficie, quindi è l'angolo rispetto alla normale alla superficie, va bene? Tra 0 e 90 gradi, 90 gradi siamo proprio di lato rispetto alla superficie. Un solido non conduttore ha un'emittenza che qualitativamente fa così, in funzione dell'angolo. Ovviamente stiamo parlando di un'emittenza che è sempre minore di 1 e tenderà ad andare a 0 quando l'angolo tende a 90 gradi. Se prendiamo un solido conduttore, avrà un'emittenza tipicamente più bassa e che ha un comportamento qualitativamente fatto così. Bene, ovviamente questa è una rappresentazione qualitativa che intanto ci permette di osservare che un solido conduttore ha mediamente un'emittenza più elevata rispetto a un solido conduttore. E ci permette anche di osservare che se limitiamo la nostra osservazione ad un intervallo di angoli non estremamente ampio rispetto alla normale, tutto sommato possiamo anche ritenere che questa superficie sia approssimabile come una superficie diffusa. Quindi, per angoli, intervalli di angoli relativamente ristretti, una superficie reale possiamo anche ritenerla diffusa, semplificando di molto la nostra trattazione. Ma pur ritenendo che la superficie reale
sia diffusa, in realtà la epsilon dipende anche dalla lunghezza d'onda, oltre che dalla temperatura, dalle caratteristiche superficiali e così via. Noi qui abbiamo scritto la epsilon emisferica totale, ma la epsilon monocromatica, epsilon lambda, che chiaramente vale sempre 1 ancora per il corpo nero ed è indipendente dalla lunghezza d'onda, nel caso di superficie reale si presenta tipo, manco un elettrocardiogramma, un qualcosa, diciamo, che possiamo rappresentare qualitativamente in questo modo. Quindi è una variazione in funzione di lambda estremamente complessa da rappresentare matematicamente. Allora, se io volessi rappresentare il comportamento di una superficie reale rispetto ovviamente a quella, al comportamento di un corpo nero in funzione della lunghezza d'onda, cercando di tenere in considerazione delle variazioni magari fatte in questo modo, andrei incontro ad un'enorme complicazione matematica avendo zero vantaggi sostanzialmente. E quindi come si fa dal punto di vista pratico? Dal punto di vista pratico, lo studio dello scambio termico radiativo ben fatto, quando ovviamente stiamo analizzando una superficie reale, ritenendo che questa superficie sia diffusa e che la epsilon sia costante con la lunghezza d'onda, in questo modo introducendo il modello di corpo grigio. Bene? Ovviamente la epsilon del corpo grigio avrà un valore tale che l'area sottesa da questa curva frastagliata è uguale all'area sottesa da questa linea dritta, cioè sostanzialmente deve sempre valere il principio di conservazione dell'energia, per cui se riguardiamo il tutto in termini di potere emissivo e lambda, in funzione di lambda, per un corpo nero avremo una cosa di questo tipo. Per una superficie reale avremo una situazione magari fatta in questo modo. Il corpo grigio, avendo un epsilon sempre uguale ad ogni lunghezza d'onda, e l'epsilon cos'è? Il rapporto tra e lambda del corpo nero, che in questo caso, scusatemi, tra la e del corpo reale, che in questo caso è questa, vedete? E la E del corpo nero è questa. Nella condizione in cui questo rapporto, questo epsilon lambda, diventa costante, chiaramente questo andamento frastagliato scompare e ottengo una cosa di questo tipo. Dal punto di vista fisico, quello che deve avvenire è che l'area sottesa da questa curva frastagliata deve essere uguale all'area sottesa da questa curva non frastagliata relativa al corpo grigio. In questo modo l'energia per unità di tempo e di superficie su tutte le lunghezze d'onda in tutte le direzioni emesse dal corpo grigio è la stessa di quella emessa dalla superficie reale, e quindi il corpo grigio approssima il comportamento della superficie reale. Avete capito? Di conseguenza, quindi, il corpo grigio ci permette di approssimare il comportamento di una superficie reale che è molto complesso da descrivere, ovviamente dal punto di vista radiativo, e alla fine ci consentirà, attraverso epsilon, di calcolare in maniera semplice, ad esempio, il potere emissivo emisferico totale con una relazione di questo tipo. Ok? Semplificando di molto la trattazione. È chiaro che ci sono dei casi in cui un'approssimazione di questo tipo introduce
degli errori molto elevati. E sono casi in cui la particolare sostanza in esame presenta dei valori di epsilon che sono molto elevati su alcuni intervalli di lunghezza d'onda e bassi su altri, per esempio in questo modo. Vedete? Allora, in questo caso, andare a trovare il valore medio significa introdurre un enorme errore in queste zone, capite? Ma voi ricorderete sempre la fisica tecnica che in questo caso ancora si può utilizzare una descrizione basata sul corpo grigio, ma sul corpo grigio a bande. Quindi per questa banda qui prendiamo questo valore medio qua, per questa banda qui questo valore medio e così via. Capite? Quindi per ogni valore, per ogni intervallo di lunghezza d'onda avrò un epsilon e un corpo grigio equivalente. Capite? Questo è l'approccio che di fatto utilizziamo nello studio dello scambio termico radiativo delle superfici ideali, perché ci consente, ripeto ancora, da una parte di approssimare con ragionevole grado di approssimazione il comportamento di una superficie reale, dall'altra ci consente di utilizzare le relazioni che abbiamo scritto per un modello, quello di corpo nero, che sappiamo descrivere perfettamente dal punto di vista matematico. Chiaro? Adesso, questa superficie reale, nella sua vita di tutti i giorni, si troverà ad essere continuamente bombardata dalla radiazione che proviene da tutti gli altri corpi che si trovano intorno a lei. Perché se voi pensate, se vi guardate attorno, ad esempio, all'interno di quest'aula, pensate che ogni oggetto, ogni corpo di uno di noi, ogni cosa che c'è qui, cioè che si trova evidentemente a una temperatura superiore allo 0 Kelvin, emana radiazione. Ogni corpo la emana in una certa direzione su una certa lunghezza d'onda, per cui un determinato corpo, una determinata superficie, immaginiamo che sia questo cancellino, riceve radiazione da tutte le direzioni e alla fine su tutte le lunghezze d'onda, perché magari c'è quella superficie che appare bianca, che emette principalmente su una lunghezza d'onda, un'altra che le cui caratteristiche superficiali fanno sì che emetta praticamente soprattutto nell'infrarosso e così via, insomma, dai. Quindi alla fine questo oggetto riceverà energia termica raggiante da tutte le direzioni, perché si trova in una cavità, ok? E su tutte le lunghezze d'onda. Tutta l'energia termica raggiante che incide su una superficie, su da tutte le direzioni, su tutte le lunghezze d'onda, è l'irradiazione, che chiamiamo G, che si misura in watt sul metro quadro. Quindi l'irradiazione G è tutta l'energia termica raggiante che incide sulla superficie. E quando questa superficie riceve l'irradiazione G, si comporterà in modo da riflettere una parte di questa irradiazione, trasmettere, se è trasparente, una parte di questa irradiazione e assorbire la rimanente parte attraverso tre coefficienti, diciamo così, che sono i coefficienti di riflessione rho, trasmissione tau, assorbimento alfa. Vi ricordate questi tre coefficienti? Allora, ripeto, l'irradiazione che incide su un generico corpo, che è questo che qui evidenzio con il tratteggio, va bene? Questo è un generico corpo. Verrà in parte riflessa, e la quota parte riflessa è data dal coefficiente di riflessione rho. In parte, se l'oggetto è trasparente alla radiazione, perché potrebbe essere opaco,
in parte verrà trasmessa, quindi sostanzialmente passerà attraverso il corpo e proseguirà oltre. E la quota parte trasmessa è data dal coefficiente di trasmissione tau. In parte verrà assorbita e l'energia assorbita che farà incrementare la temperatura del corpo, va bene? E la quota parte assorbita è data dal coefficiente di assorbimento alfa. Ora, il principio di conservazione dell'energia ci dice che, già che l'energia non si crea e non si distrugge, tutto ciò che arriva si deve distribuire tra la liquida riflessa, la liquida assorbita e la liquida trasmessa. In altri termini, rho più alfa più tau deve essere pari a 1. E questo di fatto ce lo dice il primo principio della termodinamica. Quando però guardiamo le superfici reali con le quali magari ci troviamo a lavorare o ci troveremo a lavorare come ingegneri, in tantissimi casi di interesse pratico possiamo ritenere che la superficie sia opaca. Un ottimo esempio di questo aspetto è il vetro. Il vetro noi lo vediamo trasparente e infatti è trasparente più o meno alla luce. Ricordate che la luce è la radiazione che è caratterizzata dall'intervallo di lunghezze d'onda 0,4-0,76? In questo intervallo di lunghezze d'onda, che è il campo del visibile, il vetro sostanzialmente ci appare trasparente e infatti fa passare la luce. Ma nell'infrarosso il vetro non è trasparente. Se andate a guardare il vetro con una termocamera all'infrarosso, non fa passare la radiazione, ok? Quindi questo significa che alcune sostanze, alcuni corpi come il vetro possono tra l'altro presentare dei coefficienti di trasmissione diversi da zero su alcune lunghezze d'onda e uguali a zero su altre. Bene. Comunque, in generale, molto spesso possiamo ritenere che tau sia pari a zero. In questo caso parliamo di corpi opachi. E per i corpi opachi ρ più alfa è uguale a 1. Ora, tutto ciò che lascia il corpo, che qui ho rappresentato con il tratteggio, che si trova a una temperatura che chiamo T con C, non è composto solo dall'aliquota riflessa, ma c'è anche un'aliquota di energia termica raggiante emessa, già che T con C è maggiore di 0 Kelvin. La somma di ciò che emette più ciò che riflette è tutto ciò che lascia, in termini di energia per unità di tempo e di superficie, dicevo che lascia questo corpo. Tutto ciò che lascia il corpo si chiama radiosità. La indichiamo con J, radiosità. Si misura sempre in watt sul metro quadro, cioè stiamo parlando di energia per unità di tempo e per unità di superficie, e di fatto è ρg più la parte emessa, ed è tutto ciò che lascia. Quindi, ricapitoliamo: potere emissivo, tutto ciò che emette, irradiazione g, tutto ciò che incide, radiosità J, tutto ciò che lascia, e quindi ciò che emette più ciò che riflette. Benissimo, a questo punto però ci chiediamo che collegamento c'è tra ρ, alfa, limitando il nostro interesse ad un corpo opaco, e l'emittenza epsilon. Forse ricorderete la legge di Kirchhoff da fisica tecnica. La ripetiamo velocemente. La legge di Kirchhoff dice sostanzialmente questo: se prendo un corpo e lo posiziono all'interno di una cavità la cui temperatura delle pareti sia uniforme e costante e pari a Tp, nell'ipotesi in cui questo corpo è molto piccolo rispetto alla cavità e quindi non ha alcuna influenza sulle caratteristiche emissive delle superfici della cavità stessa, quest'ultima, cioè la cavità, si comporta da corpo nero rispetto all'oggetto che ci ho messo dentro.
giusto? E quindi l'energia termica raggiante che arriverà sull'oggetto sarà quella che ha prodotto un corpo nero alla temperatura T con P. Ebbene, in condizioni di regime permanente deve avvenire che il flusso netto su questo oggetto di area superficiale A deve essere pari a zero. Quindi ciò che assorbe, ciò che entra, che è alfa per l'energia termica raggiante emessa dalla cavità, che quindi è un corpo nero, posso scrivere come sigma Tp alla quarta, è uguale a ciò che emette lui, che è epsilon, qua ci mettiamo l'area ovviamente di questo corpo, epsilon per l'area, per sostanzialmente la parte che emette lui, che è sigma T alla quarta, dove T è la temperatura del corpo e Tp è la temperatura delle pareti. Quindi sto ritenendo sostanzialmente, l'avrete capito, che questo corpo sia grigio e che sto utilizzando una relazione di questo tipo. Ora, in condizioni però, come abbiamo detto, di regime permanente, quello che avverrà è che questo corpo si è portato alla stessa temperatura delle pareti, della cavità, quindi qui ho Tp. E in queste condizioni, temperatura del corpo e temperatura delle pareti uguale, quello che viene fuori è che alfa dt uguale epsilon dt, cioè alfa il coefficiente di assorbimento è uguale all'emittenza, ma ciò è vero al rigore in condizioni di equilibrio termico, ok? E questa è la legge di Kirchhoff. La quale ci permette di correlare alfa, epsilon e rho con enormi vantaggi pratici, che però a rigore va applicata in condizioni di equilibrio termico. Nella pratica si applica anche in condizioni di, diciamo non proprio in condizioni di equilibrio termico, a patto che la differenza di temperatura sia inferiore, diciamo, al centinaio di gradi. Sui libri si trova questa indicazione, se andate a vedere, ok? Comunque, questo è ciò che la legge di Kirchhoff ci dice. Di conseguenza, quando vado a scrivere l'espressione della radiosità J, sapendo che la superficie in esame può essere approssimata attraverso il comportamento di un corpo grigio con una certa epsilon, J sarà pari a rho G più E, ovvero uguale superficie opaca 1 meno alfa G per E superficie grigia epsilon sigma temperatura della superficie alla quarta. Ancora, questo è epsilon della legge di Kirchhoff, quindi tutto ci permette di scrivere epsilon che moltiplica G più sigma T alla quarta, vedete? Semplificando di molto la trattazione dal punto di vista analitico. Chiaro? Avete domande? Dubbi? Tutto chiaro? Allora, a questo punto diciamo che la parte riepilogativa è finita, perché abbiamo, forse non vi sarete accorti, o forse sì, ma in questa prima parte di lezione abbiamo rivisto tutti i concetti più importanti che avete già affrontato nel corso di fisica tecnica. Questi li avete già, cioè non dovrebbero essere concetti nuovi per voi. Ciò che non è stato approfondito nei corsi precedenti è lo scambio termico in cavità, che invece in questo corso approfondiamo, perché lo scambio termico in cavità riveste una notevole importanza in tantissimi problemi termofluidodinamici di interesse pratico. Esempio, vi ricordate della prima lezione quando vi ho fatto vedere il caso della simulazione della camera di combustione dell'impianto di concenerimento di Pozzilli? Ecco, in quel caso, poiché le temperature in gioco sono dell'ordine dei 1000 Kelvin,
La parte radiativa ovviamente riveste un'importanza notevolissima e la capacità di modellare lo scambio termico radiativo tra la zona di gassificazione in basso, cioè dove il CDR sta bruciando, per intenderci, e le altre pareti della camera è fondamentale per poter ottenere dei risultati affidabili. Quindi la capacità di affrontare problemi di questo tipo dal punto di vista pratico richiede una conoscenza che vi consente di determinare i fattori di vista, di impostare un problema di scambio termico in cavità e così via. Va bene? Questo è il motivo che, diciamo così, richiede un approfondimento di questi argomenti. Quindi, fatta la ricapitolazione, osserviamo che tutto ciò che abbiamo detto finora è relativo alle proprietà radiative di una singola superficie, no? Ma nella realtà, se ci guardiamo attorno, qualsiasi superficie, per esempio questa lavagna, interagisce termicamente dal punto di vista radiativo con questa scrivania, con i vostri banchi, con le pareti. Quindi in tutte le situazioni possiamo sempre schematizzare lo scambio termico radiativo come un fenomeno che avviene all'interno di una cavità, tenendo presente che anche le aperture, per esempio se la porta fosse aperta, in realtà la superficie, l'apertura della porta può essere vista come una superficie che delimita la cavità stanza, a patto che questa superficie sia ad una temperatura opportuna. Ok? Allora, riveste particolare importanza la capacità nostra di descrivere lo scambio termico radiativo tra due superfici che hanno tra di loro un orientamento qualsiasi, giusto? Quindi non limitiamo il nostro interesse, come avete fatto magari a fisica tecnica probabilmente, a due superfici parallele indefinite, ma vogliamo capire cosa succede quando due superfici hanno orientamento qualsiasi. E per fare questo facciamo prima una serie di ipotesi, cioè riteniamo che innanzitutto siamo in regime stazionario . Riteniamo che le superfici siano diffuse, e quindi a questo punto sapete che cosa significa. Riteniamo che la radiosità sulle superfici sia uniforme e costante, e ovviamente riteniamo che queste superfici siano grigie. Va bene? Ok. Sulla base di tutte queste ipotesi, adesso vogliamo cercare di capire qual è la correlazione che c'è tra l'energia termica raggiante che lascia una superficie, immaginiamo questa scrivania, e una direzione. Cioè, mi chiedo, se io prendo un punto su questa scrivania e lo guardo da qui, qual è l'energia termica raggiante che mi arriva rispetto al caso in cui, per esempio, mi metto e lo guardo da sopra? Capite cosa intendo dire? Vogliamo collegare, per intenderci, le caratteristiche radiative della superficie alla direzione. La direzione adesso può essere vista in coordinate sferiche facendo riferimento, un attimo che faccio il disegno, poi allora immaginiamo di avere una superficie A e una superficie elementare di A, va bene? Una porzione elementare di questa superficie. Allora, chiaramente l'energia termica raggiante emessa dipenderà dalla temperatura superficiale, dalle caratteristiche della superficie, dalla cavità, cioè da ciò che c'è attorno, okay? E dalla direzione. Quest'ultima, in coordinate sferiche, la posso rappresentare attraverso una coppia di angoli, in questo modo, guardate.
un angolo teta e un angolo fi. Riuscite a vedere? E volendo correlare l'energia termica raggiante alla direzione, si introduce una grandezza che è l'intensità totale di radiazione, I, che ovviamente dipende dalla temperatura superficiale, dalla cavità e dalla direzione, che sostanzialmente è espressa dagli angoli teta e phi. È una superficie grigia, ancora dobbiamo applicare l'ipotesi di superficie diffusa chiaramente, ma questa intensità totale di radiazione è data dalla potenza termica per unità di superficie proiettata normalmente alla direzione considerata, dAP, e per unità di angolo solido, dO. Cerchiamo di capire che cosa stiamo dicendo. La direzione è questa qui, individuata da questa freccia. L'area proiettata dAP è quella proiettata normalmente alla direzione della freccia, cioè questa qua qualitativamente, e questa dAP, lo scrivo qua, è data sostanzialmente da dA per il coseno di teta. L'angolo solido adesso. Che cos'è l'angolo solido? Questo sconosciuto. L'angolo solido è un'estensione ovviamente del concetto dell'angolo piano nello spazio. Ed è in qualche modo legato a, se vogliamo dirlo in maniera semplice, al punto di vista. Cioè, mi spiego. Vediamolo con un esempio pratico. Immaginiamo di avere una superficie circolare fatta così e che io sto guardando questa superficie circolare, quindi qua mettiamo l'occhio dell'osservatore, ok? Da una certa distanza R, e la mia direzione di osservazione è perfettamente perpendicolare alla superficie, ovvero la normale alla superficie, vedete, giace sulla direzione di osservazione. Ok? Allora, in questa situazione, rispetto al punto di osservazione, la superficie circolare che ho disegnato è anche la direttrice di un cono, che è questo che sto disegnando qua. Va bene? Allora, l'angolo solido è il rapporto tra l'area della superficie circolare e il quadrato della distanza R, quindi A su R quadro. Bene? Ora, va da sé che se mi avvicino la distanza diminuisce e l'angolo solido aumenta. Al contrario, se mi allontano la distanza aumenta e l'angolo solido diminuisce. Tenete presente che questa semplice rappresentazione, se la portate su scala planetaria, ci permette di osservare che l'angolo solido rispetto al quale il Sole vede il nostro pianeta è molto piccolo, perché immaginate, il Sole è una pallina lontanissima, a cui quindi compete un angolo solido piccolissimo. Questa cosa qui determina il fatto che meno di un miliardesimo della radiazione solare alla fine arriva sul nostro pianeta. Ok? Ma nonostante tutto, questa piccola porzione è sufficiente a mantenere il nostro pianeta in vita. D
Detto questo, ora abbiamo capito che l'angolo solido dipende dalla distanza, ma dipende anche dall'orientamento. Infatti, se io mi sposto qua, così, e guardo la superficie sempre dalla stessa distanza, forse non mi è venuta proprio bene la rappresentazione, comunque diciamo che conservo la distanza in questo modo qua, vedete? Però cambio l'angolo di osservazione, ok? Bene, che cosa cambia in termini di angolo solido? Beh, intuitivamente, se io guardo questo oggetto così e poi mi sposto, l'effetto è quello di ruotare l'oggetto, quindi la superficie è questa qua del cancellino, no? Così la vedo tutta, così ne vedo meno, perché quella che, la superficie che vedo è quella proiettata nella direzione del mio punto di vista. Se lo metto perpendicolare, cioè con la normale perpendicolare al mio punto di vista, io questa superficie qua non la vedo proprio più, è vero? Quindi così la vedo tutta, così la quantità che vedo proiettata diminuisce sempre più fino ad andare a zero quando è così, giusto? In effetti l'angolo solido qui è A su R quadro, ma perché la superficie si trova perfettamente perpendicolare alla direzione di osservazione. In questo caso la superficie che devo andare a considerare è quella proiettata nella direzione di osservazione, quindi è qualcosa che provo a rappresentare. È un qualcosa che, diciamo, che ruotiamo in questo modo, diventa una sorta di ellisse. Va bene? Va bene. E nella realtà l'angolo solido è il rapporto tra l'area della superficie proiettata normalmente alla direzione di osservazione e la distanza al quadrato tra l'osservatore e la superficie stessa. In questo caso particolare, ripeto, ovviamente l'area proiettata coincide con l'area della superficie di partenza. Questo è l'angolo solido. Ora, l'angolo solido ci fa capire che in effetti, quando parliamo di irraggiamento, la nostra posizione rispetto a una fonte di calore, diciamo così, è importante, perché se voi pensate a, che ne so, a quando siete davanti a un caminetto a casa vostra, se siete di fronte ovviamente sentite una certa quantità di calore, se vi mettete di lato ne sentite meno. Infatti, che cosa facciamo istintivamente? Per chi di voi ha ancora il caminetto, perché ovviamente sono un po' in estinzione, quando sentiamo troppo caldo, istintivamente ci spostiamo di lato, è giusto? E spostandoci di lato, quello che facciamo è andare ad agire su questo angolo solido, va bene? Dal punto di vista geometrico. Quindi questa intensità totale di radiazione ci dà un'informazione sulla quantità di energia che per unità di superficie e per unità di tempo, quindi una potenza, lascia la superficie nella direzione indicata dagli angoli θ e φ. Ora, chiaramente, noi riteniamo che la superficie sia diffusa, perché nel caso reale, quando io mi muovo in diversi punti di vista, non solo cambierà il mio punto di vista, ma cambierà anche l'emittenza di quella superficie in quella direzione, giusto? La superficie reale. Ma noi riteniamo che sia grigia, quindi l'emittenza rimane sempre la stessa indipendentemente dall'osservazione, dal punto di osservazione che sto utilizzando. Va bene? Detto questo, ci chiediamo che cosa succede quando voglio andare ad analizzare l'energia termica raggiante che due superfici di orientamento reciproco qualsiasi si scambiano. Allora, consideriamo due superfici, io per semplicità le faccio circolari, così, che hanno un orientamento qualsiasi
l'una rispetto all'altra. Uniamo i centri di queste due circonferenze e questa è la distanza, e prendiamo una superficie elementare, quindi questa è AI, questa qui è DAI, questa è la superficie J, A con J, certo non sembrano proprio circolari, comunque va bene, diciamo che sono circolari, e questa è DAJ. Poi questa è la normale alla superficie DAI, quindi la chiamo N con I, che forma l'angolo beta con I con la congiungente, e questa è la normale NJ, che forma l'angolo beta J con la congiungente. Ok? Ora, il fattore di vista, detto anche fattore di configurazione geometrica, fattore di forma, FIJ è il rapporto tra l'energia che lascia I e incide sulla superficie AJ diviso tutta l'energia che lascia la superficie AJ. Cioè sostanzialmente mi dice quale porzione di energia che lascia la superficie AJ alla fine va ad incidere proprio sulla superficie A con J. Va bene? Ora, il fatto che si chiami fattore di configurazione geometrica ci dà già un'informazione che è opportuno tenere a mente a mano che procediamo con la nostra analisi. Questa informazione è la seguente: il fattore FIJ dipende solo alla fine, nel caso di superfici grigie diffuse eccetera eccetera, dipende solo dalla geometria del problema, ok? In questo senso si chiama fattore di configurazione geometrica. Vediamo allora, per trovare l'energia che lascia la superficie I e incide sulla superficie J, devo andare a considerare l'intensità totale di radiazione I con I nella direzione ovviamente individuata dalla congiungente A con I, A con J, moltiplicato l'area proiettata DAP per l'angolo solito D omega I, che è l'angolo solito sostanzialmente che, esattamente come abbiamo fatto prima, io riesco a costruire da questo punto di osservazione considerando questa superficie qua. Ok? Quella relazione viene fuori da qui, dall'intensità totale di radiazione. Ovviamente DAP con I è uguale a DA con I per il coseno di beta con I, e questa è l'area A con I proiettata in direzione normale alla congiungente A con I, A con J. Per quanto riguarda l'angolo solido d omega i, questo sarà pari a l'area A con J proiettata in direzione normale alla congiungente, quindi DAP, area proiettata con J, diviso la distanza al quadrato tra le due aree, quindi R al quadrato. Ora, sostituendo il tutto, ottengo che Q.G uguale I con I che moltiplica DAP, che abbiamo detto che è coseno di beta con I DA con I. L'area proiettata DAPJ è coseno di beta con J DA con J tutto diviso R quadro. E allora, se questa è la potenza termica che alla fine lascia l'area I in direzione dell'area J e quindi incide sull'area J, ovviamente per area elementare,
tutta la potenza termica Q di J la trovo integrando su A con I e su A con J l'intensità totale di radiazione coseno di beta I coseno di beta J di A con J di A con I su R quadro. E questa è tutta l'energia termica raggiante che lascia A con I e va a incidere su A con J, per intenderci. Va bene? Ok. Beh, se voglio trovare il fattore di vista non devo fare altro che dividere questa Q punto IJ per tutta l'energia termica raggiante che lascia la superficie A con I, giusto? In base alla definizione. Vero? Ok. Allora, proseguendo, scriviamo qua su che andando ad analizzare l'energia termica che lascia la superficie J nella direzione della superficie I e che quindi va a incidere sulla superficie J, in maniera perfettamente analoga questa sarà pari a I con J per dAP con J d omega J, cioè adesso lo scriviamo più velocemente, I con I dAP J sappiamo già che è coseno di beta J per dA J, mentre l'angolo solido è il rapporto tra l'area A con I dA con I proiettata normalmente alla direzione di osservazione, quindi è coseno beta I dA I diviso la distanza al quadrato. E allora abbiamo un'espressione anche per la Q punto JI che sarà uguale all'integrale su A con I, integrale su A con J di I con J coseno di beta I coseno di beta J dA J dA I su R. Va bene? E queste due espressioni ce le teniamo qui sulla lavagna da parte che ci torneranno utili dopo. Adesso, sulla base della definizione del fattore di configurazione geometrica o fattore di vista, avremo che F e J per definizione è pari a Q punto IJ che trovo da questa integrale qua diviso tutta l'energia termica raggiante che lascia, quindi la radiosità, no? Vi ricordate? Devo fare l'integrale su A con I J con I dA I. Ricordatevi che per ipotesi la radiosità è uniforme sulla superficie, mentre FJI è uguale a Q punto JI diviso integrale su A con J di J con J di A con J. Adesso quindi il problema diventa capire qual è l'energia termica raggiante che lascia una determinata superficie in tutte le direzioni. Va bene? Quindi ancora una volta prendiamo una generica superficie A, una superficie elementare dA e ovviamente in questa rappresentazione la generica direzione che è individuata da questo vettore di lunghezza R è può essere descritta attraverso una coppia di angoli teta
e fi. Bene? Perfetto. Ora, questo vettore R, diciamo, muovendosi in tutte le direzioni, descrive una calotta sferica, no? Giusto? Muovendosi in tutte le direzioni fa proprio questo, quindi alla fine, ora io, scusatemi, provo al meglio delle mie possibilità a disegnare una calotta sferica, già so che non sarà proprio il massimo. Aggiustiamo un po' sulla sinistra perché è proprio deformata. Però diciamo che confido sul fatto che avete capito che cosa intendo. Ok? Ci sembra? Vabbè, dai, più o meno ci sembra. Quindi avete capito cosa intendo? Questo vettore ovviamente descrive una calotta sferica. Ora, dalla definizione di intensità totale di radiazione, avrò che la derivata de secondo Q punto, diciamo così, è uguale all'intensità di radiazione per de a p per de omega, giusto? Ora, l'area proiettata è, l'abbiamo detto prima, è questa che ora rappresento qui, e coloro proiettata normalmente alla direzione indicata da questo vettore R. Quindi dAP può essere facilmente scritta come dA per il coseno di beta. E va bene. Ma dE omega adesso, siccome tutti i punti individuati dall'estremità di questo vettore giacciono su una calotta sferica, e diciamo volendo continuo a procedere così, ora l'angolo solido sarà il rapporto tra l'angolo solido elementare de omega tra la superficie elementare individuata dall'estremità del vettore sulla calotta sferica e la distanza r al quadrato, giusto? Questa superficie elementare qual è? Proviamo a rappresentarla. Esagero con le dimensioni per chiarezza grafica. Allora, faccio riferimento ad un angolo de phi, vedete? Ok? Quindi quest'angolo del phi, e dopodiché la superficie di cui stiamo parlando è data dal prodotto di quest'archetto qui che è sotteso da un angolo di teta e quest'archetto, scusatemi, quest'archetto qui è sotteso dall'angolo del phi e questo dall'angolo di teta, per cui la superficie che devo considerare questa qui che è DAS. Se faccio uno zoom di questa superficie e lo porto qua, avremo una cosa di questo tipo. Qui arriva la punta della freccia. Quest'archetto qua moltiplicato quest'archetto qua mi dà il DAS che sto cercando. Allora questo qui, se provate a visualizzarlo qui sopra, è dato da R de teta, vedete? Prendo un angolo elementare de teta e quindi questo archetto qui è R de teta. Questo mi crea un po' più di difficoltà, ma individuato l'angolo elementare del phi, proiettando il tutto di qua lo posso, vedete, visualizzare qui, e quindi è questo raggio qua che è R per il seno di teta, vedete?
R seno di teta d phi. Quindi questo qua è R seno di teta d phi. Immagino che sicuramente avete capito poco, giusto? E non mi sbaglio. Ora ripeto, cercando di essere più chiaro, va bene? Allora, per cercare di capire al meglio, forse la cosa migliore è rifare il disegno, va bene? E una volta che adesso avete più o meno intuito dove stiamo andando a, tra virgolette, parare, nel rifare il disegno potrete prestare più attenzione, va bene? Rifacciamo. Allora, superficie elementare. Disegno solo la superficie elementare. E ok. Direzione. Vediamo una direzione un po', ecco, spostata di qua, che forse ci aiuta nella rappresentazione. Questa direzione qui può essere rappresentata attraverso una coppia di angoli teta fi. Ci siete fin qua? Bene. Se questo vettore lo vado a rappresentare per tutti i possibili valori di teta e di fi, considerando che questa è una superficie piana, di conseguenza teta può variare tra 0 e 90 gradi, mentre fi da 0 a 2π greco, ovviamente descrivo una calotta sferica, ok? Quindi cerchiamo adesso di essere un pochino più precisi. Ok, e una è fatta. Va bene. Insomma, descriviamo questa calotta sferica, va bene? E fin qua ci siete? Bene. Adesso, per quanto riguarda il calcolo di dq punto, dAP non credo presenti problemi. Significa che devo prendere quest'area qui, questa superficie quadrata qui, la devo proiettare normalmente nella direzione individuata da questo vettore di lunghezza r, giusto? E questo lo faccio dA per il coseno di teta e lo proietto. Quello che mi crea problemi è l'angolo solido elementare di omega, perché quest'angolo solido è il rapporto tra la superficie elementare che si trova qua in corrispondenza dell'estremità del vettore R quadro. Allora R quadro, vabbè, non è un problema. Il problema è proprio questa superficie elementare, giusto? Allora, se considero un angolo elementare del fi in modo da, immaginate che questo sia una sorta di panettone, sto tagliando una fetta per intenderci, in questo modo qua, va bene? È una fetta direi sottile, perché è del fi, quindi molto molto sottile. Comunque taglio questa fetta, va bene? Allo stesso modo faccio variare l'angolo teta in un intorno di teta. Se faccio questo, quindi faccio variare l'angolo teta in un intorno di teta e l'angolo fi in un intorno di fi, descrivo questa superficie elementare qua. Che chiamo dAS. Avete capito cosa intendo? Bene. Ora l'area di questa superficie elementare è il prodotto tra questo e questo, giusto? Come abbiamo fatto quando abbiamo fatto le differenze finite in coordinate cilindriche, vi ricordate? Bene, allora andiamo a fare uno zoom come prima. Questa
è l'area, DAS. Questo è uno zoom. Allora, questo qui è facile da trovare perché R per dθ, giusto? Quindi R per dθ, ed è questo. Quest'altro invece lo posso determinare facendo riferimento alla proiezione dell'arco di circonferenza sul piano, così, vedete? Se la proietto, ovviamente la distanza non sarà più R, ma sarà questa qua, che è R per il seno di θ, infatti. Abbiamo θ qui, quindi θ sarà anche questo. Vedete? Sono due verticali, θ, θ. Un cateto uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, R sen θ. R sen θ, d φ, e mi dà l'archetto. Quindi eccolo qua, R sen θ d φ, giusto? Allora alla fine, ce la facciamo? Sì, sì, abbiamo tempo. Allora alla fine questa potenza termica sarà pari a D per dA proiettato, quindi dA coseno di θ, per dAS su R quadro, che è l'angolo solido elementare, che quindi è R dθ per R sen θ dφ diviso R quadro. Ovviamente, come ci aspettavamo, questa trattazione può essere fatta per qualsiasi valore di R, tant'è che R si semplifica e rimane questa espressione, che a questo punto scrivo direttamente qua sopra, uguale a I dA cosenteta senteta dθ dφ diviso niente cosenteta senteta dθ dφ. R quadro si è semplificato. Ancora 5 minuti di pazienza e poi terminiamo, eh? Poi continuiamo la prossima volta. Ora, per trovare la Q punto, che a questo punto è tutta la Q punto che lascia la superficie e che quindi sarà il denominatore, no? dell'FJ, questa Q punto è l'integrale doppio con φ che va da 0 a 2π greco, giustamente, perché φ, per spazzare tutta la calotta sferica, quindi tutte le possibili direzioni, φ deve andare da 0 a 2π greco, deve fare il giro completo, mentre θ va da 0 a π greco mezzi, giusto? Questo fa 0π greco mezzi, se facendo questo 0π greco mezzi nel frattempo gira e fa un giro completo, spazza tutta la superficie della sfera. E quindi qui abbiamo idea coseno di θ, seno di θ, dθ di φ. Ora posso osservare che d seno di θ è uguale a coseno di θ di θ. Quindi sostanzialmente questo coseno di teta di teta è uguale a d sen teta. Bene, allora posso fare una prima integrazione rispetto a phi, ottenendo, e posso portare fuori dall'integrale i e dA, ottenendo che questo a Q punto è uguale a 2π greco i dA per l'integrale tra 0 e π greco mezzi di seno di teta in d seno di teta. Questo integrale restituirà seno al quadrato di teta mezzi, giusto? Seno al quadrato di teta mezzi tra 0 e π greco mezzi. In π greco mezzi il seno di teta vale 1, in 0 vale 0, quindi alla fine fa un mezzo, giusto? Quindi il tutto alla fine fa π greco per i per dA. Allora,
siamo addirittura d'arrivo perché cancello qua sulla sinistra e abbiamo tutto ciò che serve per scrivere FJ e FJI, perché l'argomento di questo integrale qua, J con I, è per definizione questa Q punto diviso questo DA, perché J è per unità di superficie, mentre questa non è per unità di superficie. Quindi questa è tutta l'energia termica che lascia per unità di tempo, mentre J è tutta l'energia termica che lascia per unità di tempo e di superficie, è giusto? Allora, se divido per DA, ottengo la J con I da mettere qua dentro. Questo vuol dire che questa J con I sostanzialmente è pari a D con I per pi greco, o al contrario, I con I è uguale a J con I su pi greco, se vogliamo, va bene? Quindi questa è J con I su pi greco, giusto? E allora FJ è uguale all'integrale su A con I, integrale su A con J. Qui abbiamo J con I coseno di beta I coseno di beta J dA I dA J su pi greco R quadro diviso integrale su A con I J con I dA con I. Una delle ipotesi era radiosità uniforme sulla superficie, vuol dire che questa, ma anche questa, possono essere portati fuori dal segno di integrale. Quindi questo scompare e alla fine ottengo questo integrale restituisce A con I 1 su A con I integrale A con I integrale di A con J coseno beta I coseno beta J dA I dA J pi greco R quadro. E se faccio la stessa cosa per FJI ottengo 1 su A con J integrale A con I integrale di A con J coseno beta I coseno beta J diviso pi greco R quadro dA J dA I. Che cosa abbiamo capito? Che 1. Il fattore di configurazione può essere calcolato a partire dalla geometria del problema e basta. Vedete? Qui compaiono gli angoli, le distanze, le aree, basta. Quindi, se sono in grado di svolgere questi integrali, mi calcolo il fattore di configurazione. Bene. L'altra cosa è che vedete, questa, l'argomento, l'integrale è lo stesso. Quindi queste due relazioni che ho appena scritto possono essere scritte anche in questo modo. A con I FJ è uguale a integrale su A con I integrale su A con J. Argomento dell'integrale che non riscrivo perché abbiamo capito qual è uguale ad A con J FJ, e questa qui A con I FJ uguale A con J di FJ, qua ho sbagliato, FJ I è una delle proprietà fondamentali dei fattori di configurazione che si chiama proprietà di reciprocità. Ok? Qua mi fermo per oggi. La prossima volta vedremo le altre proprietà e vedremo come utilizzarle in uno scambio termico in cavità. Però, indipendentemente da come poi nella pratica questi integrali vanno svolti, diciamo che il messaggio che volevo trasmettervi è questo. I fattori di configurazione dipendono solo dalla geometria del problema. Idealmente
ovviamente significa se sono abbastanza bravo, diciamo così, posso risolvere numericamente questi integrali e quindi per una cavità qualsiasi calcolarmi mediante un opportuno algoritmo tutti i fattori di configurazione delle varie geometrie, già che per farlo è sufficiente sapere come è fatta sta cavità, come sono orientate le superfici, qual è la loro dimensione, eccetera. Bene, non è necessario sapere altro. Da questo aspetto vengono fuori tutte le altre proprietà, che sono reciprocità e poi, forse ricorderete, ma lo vedremo la prossima volta, la proprietà della somma e dell'additività e la proprietà della cavità, dei fattori di vista. Avete domande? Va bene. Allora, ovviamente alla prossima lezione vedremo praticamente come utilizzare le varie correlazioni, ok? Quindi faremo come al solito proprio dei calcoli, in modo che vi renderete conto di cosa significa risolvere un problema di scambio tecnico in cavità. Va bene, io vi ringrazio, buon fine settimana e ci vediamo martedì. Arrivederci.